Innanzitutto buongiorno, sono molto contento di essere qui, non faccio ringraziamenti per non consumare il tempo, ma condivido tutto quello che avete detto e anche oggi è un giorno di squadra. Bisogna sempre lottare. Io provo vergogna per la sospensione di una professoressa di una scuola di Palermo perché ha consentito ai suoi studenti di esprimere in classe il libero pensiero ed è stata sospesa in questi giorni dove monta un oscurantismo repressivo delle libertà civili nel nostro paese. Allora questa giornata ha un senso se si continua a lottare, se è un giorno solo di memoria rischia di diventare un giorno importante ma che non alimenta le lotte di oggi e le lotte del domani. Se penso alla toponomastica, il valore non è solo quello di mettere una targa in un luogo in cui non c'era, ma anche avere il coraggio di togliere alcune targhe. E vi faccio due esempi. Noi abbiamo rimesso qualche anno fa a Napoli, vicino Piazza Municipio, Via dei Greci, perché i fascisti vollero togliere la Via dei Greci. E siccome Napoli è una città gemellata col popolo ellenico, noi abbiamo rimarginato una ferita vergognosa e abbiamo fatto una cosa che nessun sindaco in precedenza aveva avuto il coraggio di fare. A Borgo Refici in Napoli c'era un largo intitolato a un magistrato, Gaetano Azzariti. Nessuno aveva il coraggio di strappare quella targa perché Gaetano Azzariti era un alto magistrato e tutti si erano fermati a leggere alto magistrato. Siccome la legalità è una parola grossa, ma può essere anche il mezzo con cui si commettono i peggiori crimini, il nazismo e il fascismo non si è fatto con un colpo di Stato, ma si è fatto con le leggi, con i ministri, con i capi di Stato e dei capi di governo, Azzariti era il presidente del Tribunale della Razza. Al posto di Azzariti ci abbiamo messo Luciana Pacifici, una bambina ebrea di 8 mesi che morì nel viaggio per andare a Dachau. Questo significa commissione toponomastica. Significa che chi passerà in questo luogo e non conosce Renato Caccioppoli oggi va su internet e può capire chi è Renato Caccioppoli. È una figura straordinaria, a me ha sempre profondamente affascinato perché mi dà l'idea proprio del napoletano. Il napoletano è lo spirito libertario, anarchico, con sete di giustizia, sofferente alla legalità, legalità sì, ma non troppo. Giustizia sì, molta, sede di giustizia, regole ma non troppo, una mente intelligentissima, matematico, filosofo, politico, politico sì, ma non da farsi mettere nelle gabbie del Partito Comunista, idee di sinistra, ma il partito era una gabbia, persona colta, nato col pensiero di Bakunin. Bakunin, straordinario, io mi ricordo quando in classe discutevamo con i miei compagni se stavi con Max Stirner o con Mikhail Bakunin, con l'anarchia del collettivismo della partecipazione democratica o col pensiero anarchico individuale. È una cosa straordinaria. Io se oggi penso ancora, e lo farò fino all'ultimo giorno della mia vita, con la mia testa, lo devo esattamente alla scuola della mia città, dove i compagni e gli insegnanti mi hanno insegnato a pensare con la mia testa, a rispettare le idee degli altri, ma se sei convinto della tua idea di non essere conformista. Allora siccome stiamo anche tra la musica straordinaria di questi ragazzi, se penso a Caccioppoli mi viene in mente De André con La città vecchia, mi viene in mente di come Caccioppoli si doveva districare tra i vicoli di Napoli, tra un'osteria, tra gli amori controversi, tra i tradimenti, tra i conflitti interiori, la normalità e la pazzia. Ci sta uno di voi che mi sa rispondere a questa domanda? Qual è il confine tra la normalità e la follia? Io sono arrivato a 51 anni, sono stato sempre convinto di essere una persona normale, ma più vado avanti con gli anni più mi pare di essere un folle. Quindi io non lo so, penso che in questa città, e lo disse Luigi Settembrini, bisogna affidarsi forse più ai folli che ai sani. Perciò Renato Caccioppoli oggi è così amato, perché al di là della sua vita controversa, dei suoi errori, dei suoi sbagli, persone di questo tipo non possono che sbagliare, non possono anche che commettere errori, ma è una figura così straordinaria e così
straordinariamente ricca. Io penso che chi ha dei dubbi, e chiudo su questo, di come questa città si schiera nel corso della storia, basta pensare quello che è stato capace di fare Napoli tra il 28 settembre e il 1 ottobre del 1943, senza un ordine dall'alto, senza un ordine di partito, donne e uomini, ma soprattutto ragazzi, anche della vostra età. Pensate, Antonio Amoretto, presidente dell'ANPI di Napoli, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, aveva 16 anni quando prese il fucile, si posizionò tra via Duomo, via Foria e piazza Cavour e incominciò a sparare ai cecchini fascisti che coprivano la ritirata ai carri armati tedeschi. Pensate che Napoli è stata la prima città d'Europa a liberarsi da sola, come disse Curzio Malaparte, con una rivolta capeggiata da bambini, ragazzi e donne, da quello che era l'esercito più potente della metà del Novecento. Quindi se qualcuno ha dubbi di dove si schiera Napoli oggi e dove si schiererà Napoli domani, e ragazzi, schierarsi per le libertà civili non lo si fa in base ai like che si prendono e in base al consenso politico del momento, perché oggi dire che Napoli è un porto aperto magari perdi dei voti, ma lottare per le libertà civili significa lottare per le libertà di tutti noi. Quindi Napoli sarà sempre antifascista e sarà sempre una città in cui l'anticonformismo, il pensiero unico e le differenze saranno una grandissima ricchezza, ed è per questo che io sono orgogliosamente napoletano e oggi mi fa piacere stare qua insieme a voi a ricordare un grande napoletano come Renato Cacciocco. Grazie.